Sabato Sport. E 14.35, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati da Massimiliano Graziani in studio con Barbara Condorelli. Buon pomeriggio a tutti, 335-699-2949, punto di contatto, l'ho detto troppo rapidamente, ma ormai tutti voi lo sapete a memoria, 335-699-2949. In attesa di tutto il calcio minuto per minuto alle 15 con le gare della 35esima giornata del campionato di Serie B, ripartiamo con l'Atletica, parliamo di Vivi Città, la grande gara arrivata alla 34esima edizione, è una manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati. A spiegarci che cos'è Vivi Città ci ha raggiunto in studio Elena Viola. Ciao Elena. Ciao a voi. Come hai detto tu, edizione numero 34, si corre domani, partenza alle 10:30 in 42 città italiane, in due la gara si svolgerà nelle carceri di Bollate a Milano e nella casa circondariale di Monza e 11 città all'estero. A Firenze si correrà la classica mezza maratona, in tutte le altre città quella di 12 km e poi la passeggiata ludico-motoria per chi vuole passare una giornata all'aria aperta e infine all'interno, poi come abbiamo detto, delle carceri. Come ospiti oggi abbiamo un grande sportivo della nostra atletica, Franco Fava, più volte campione italiano assoluto su pista nei 3000 siepi, più titoli italiani nel cross, ottavo posto alla maratona alle Olimpiadi di Montreal. Dico bene, Franco? Sì, dici bene Elena, sì, ma parliamo della preistoria di fatto, come parliamo della preistoria quando parliamo ogni anno, oramai a 34 anni, da Vivi Città, che è sempre più attuale. Senta, lei segue quindi Vivi Città dall'inizio, dall'84, com'è nata l'idea di creare questa giornata mondiale di sport e qual è stato il tuo ruolo? Ma intanto è nata da un'idea della WISP nazionale di allora, presieduta da Missaglia, indimenticabile Missaglia, un'idea perché si voleva creare qualcosa di nuovo, erano gli anni in cui iniziavano, nascevano le grandi maratone, New York per esempio era agli inizi, e anticipato un po' i tempi con questo progetto unico, geniale, di unire un intero paese, allora se non ricordo male le tappe erano 20, dove migliaia di atleti e non gareggiavano in contemporanea, ma il punto era, la novità era questa, trovare una classifica che poi fosse unica, e quindi si pensò di ideare un sistema di compensazioni. Ci venne in soccorso il professor Antonio Del Monte dell'Istituto della Scienza dello Sport dell'Acqua Cetosa e si studiarono tutti i vari tracciati, ponderando le varie difficoltà, le curve, i dislivelli, e insomma il risultato fu apprezzato, tant'è che ne stiamo parlando 34 anni dopo, insomma non fu una cosa facile, però ci fu molto entusiasmo, ci furono allora molte persone dalla stessa federazione che credevano in questa iniziativa, ed è l'Idicità è ancora oggi un po' la madre di tutte le corse su strada, tutte le maratone che noi vediamo correre ogni giorno in tutte le grandi città, anzi le città stesse, le capitali, le metropoli che si sfidano anche in base alla maratona, al successo della maratona. Abbiamo detto partenza in simultanea, oggi con le nuove tecnologie è tutto più facile, nell'84 quanto era complicato dare il via in simultanea? Era complicato perché se pensiamo che nell'84 praticamente non c'erano ancora i cellulari, internet non ne parliamo, per cui ci venne in soccorso il GR1, col segnale orario del GR1, e quindi tutti i punti di partenza di queste 20 tappe italiane erano collegati con un altoparlante, punto di partenza, e il segnale di partenza alla stessa ora veniva attraverso il GR1. Fu un'innovazione anche quella, perché insomma le cose, come dire, le cose si potevano fare anche senza la tecnologia che sarebbe venuta negli anni successivi. Franco Fava è un pezzo di storia del podismo italiano, è diventato famoso perché per quel suo problema di tachicardia, per cui si doveva fermare spesso nel corso delle gare, era una cosa veramente leggendaria questa qui, ma quando lei si fermava in gara adottava una tattica particolare in funzione di questo? Ma no, dovevo soltanto fermarmi, ne parlai una volta con Franco Bitossi, che qualcuno ricorderà, sì, anche lui. Cuore matto.
Ecco, è matto anche lui. Io mi allenavo sui viali di Firenze negli anni 70, lui transitava in macchina, si fermò e scambiamo qualche esperienza su questo problemino che avevamo entrambi. A lui avveniva, per esempio, a distanza di un anno, di due anni, quando transitava lo stesso punto di una tappa del Giro d'Italia. Nel mio caso non c'era una ricorrenza emotiva, poteva avvenire all'inizio o durante una gara o poco prima della fine di una gara, quindi non era legato strettamente allo sforzo fisico, probabilmente c'era anche un fattore emotivo che condizionava questo problema. Fatto sta che l'unico rimedio era quello di fermarsi, perdevo 30-40 secondi, da lì anche la scelta poi di passare dai 3.000 siedi, che era prevalentemente che si corre in circa 8 minuti e qualcosa, ad una maratona in cui correndo per più di due ore una sosta di 30-40 secondi può essere anche influente, quindi è condizionante molto, ecco. E la cosa bella era che Franco Fava ripartiva più forte di prima dopo queste pause. Grazie Franco Fava per essere stato con noi, grazie Elena Viola. Grazie a voi. Grazie.